Provate a immaginare un tizio che come titolo di studio ha solo la terza elementare, che progetta un sommergibile e lo costruisce nel laboratorio di casa sua, e con questo mezzo raggiunge il punto più profondo del lago di Como, a quota 412 metri. Ebbene, direte voi, quest'uomo non è mai esistito. E invece sì, e lo ha fatto davvero. Una sorta di Leonardo moderno, un folle, un visionario, un genio incompreso, che purtroppo ancora oggi è poco conosciuto. Pietro Vassena nasce il 21 aprile del 1897 qui a Malgrate, comune sulle rive del lago di Como. Il suo ciclo di studi è brevissimo e termina alla terza elementare. No, in questo video non parliamo di un ingegnere, parliamo di uno straordinario autodidatta, anche se nel 1940 il Politecnico di Milano gli conferirà la laurea honoris causa, proprio in ingegneria. In una prima fase Vassena lavora nella sua bottega, in un'epoca in cui Lecchese è uno dei motori dello sviluppo meccanico ed economico dell'Italia. Con il passare degli anni si trasferisce a Lecco nella centrale via Cavour, dove apre un'officina. È qui che nascono gran parte delle sue geniali invenzioni, compreso il sommergibile C3, a bordo del quale, all'età di 51 anni, stabilisce il record mondiale di immersione in profondità. Vassena muore nel 1967 a 70 anni, dopo aver scritto pagine memorabili di un'Italia del dopoguerra che ha bisogno di sognare, di identificarsi, di eroi e antieroi. Per capire al meglio la genialità di Pietro Vassena è sufficiente prendere in considerazione le sue invenzioni al di là del C3. Sono davvero tante. Apparecchi alimentati a gasogeno, ovvero a carbonella, i mezzi fuoribordo, le omonime motociclette Vassena, i motori a due tempi bicilindrici che pochi anni dopo vengono montati di serie su moto destinate a fare la storia, come le Rumi. Ma forse l'invenzione in grado, più di altre, di lasciare un segno nell'immaginario collettivo è rappresentata dagli skivass, sorta di sci grazie ai quali si può camminare sull'acqua, con cui il nostro si presenta niente meno che al cospetto del presidente Kennedy. Per tracciare un profilo caratteriale di Pietro Vassena, basti ricordare che era solito farsi delle lunghe camminate davanti alla canottieri Lecco con gli skivass in giacca e cravatta, senza sapere nuotare. Quella che interessa a noi ha le fattezze di uno squalo metallico che riflette la luce del sole prima di inabissarsi nelle gelide acque del lago. Corre l'anno 1945, Vassena contatta l'ingegner Premuda e gli espone il progetto del C3. Per convincerlo ha realizzato un modellino in scala del sommergibile che attraverso l'immissione di acqua o aria riesce a far scendere e risalire. Vassena prima del C3 aveva già prodotto un prototipo di sommergibile per la marina in epoca mussoliniana, con prove nella darsena di fronte alla canottieri. Un esperimento che però non aveva mai avuto un seguito. L'inventore prosegue a lavorare al suo progetto visionario, lo affianca un certo Nino Turati, ex sommergibilista di Calolzio Corte, che si propone con una lettera dopo aver appreso la notizia sul giornale. Un incontro di quelli casuali, ma destinati a cambiare il corso della storia. Sì, ma perché C3? Il 28 aprile del 1945 Vassena viene arrestato con l'accusa di collaborazionismo per le forniture dei famigerati gasogeni ai tedeschi. Viene così rinchiuso in una scuola di Lecco adattata a carcere nella cella numero 3, che aveva ospitato fino a quel momento la classe terza. Viene liberato qualche giorno più tardi grazie all'intervento dei comandanti partigiani e alla presentazione di prove inconfutabili a suo favore. Ma quella cifra C3 rimane talmente impressa nella mente di Vassena che decide di ribattezzare il battiscafo proprio con quel nome. Questo buffo sottomarino è un tubo di lamiera d'acciaio spessa 1 centimetro, lungo 8 metri, con un diametro di 1,5 metri, peso totale 10 tonnellate. Per orientarlo a poppa un timone di direzione e un timone di profondità. A prua c'è la torretta di comando, dotata di 4 oblò in cristallo e il portello bombato, con la chiusura ermetica. La propulsione è data da un motore a benzina fino a 100 cavalli per la navigazione in superficie e un elettrico per l'immersione. Dalla prua spunta una lunga tenaglia, manovrabile dall'interno. Come fa il C3 a inabissarsi e a risalire? Per mezzo di bombole d'aria collegate con i due galleggianti fissati sotto lo scafo. Riempiendoli d'acqua, l'apparecchio si immerge, svuotandoli, risale in superficie.
Il 19 febbraio del 1948 il C3 esce dalle officine di via Cavour e viene trainato con dei mezzi pesanti sino alle rive dell'Adda, dove oggi sorge il ponte Kennedy, che è esattamente quello. Quel giorno nevica, le suggestioni sono enormi, la messa in acqua è perfetta, il mezzo galleggia senza alcun tipo di problema e attraverso il motore di superficie riesce a raggiungere il golfo di Lecco, lo specchio d'acqua antistante, la sede della canottieri. Qualche giorno più tardi la prima immersione porta il C3 a quota 10 metri. Il 29 febbraio del 1948, durante alcuni collaudi, fronte a un pubblico di curiosi, il sommergibile raggiunge quota 68 metri. Nella sede della canottieri Lecco, dove ci troviamo in questo momento, una targa posta solo alla morte di Vassena nel 1967 fotografa quell'istante, consegnandolo all'eternità. Due giorni dopo, ad Argegno, dove è noto che il fondale superi i 400 metri di profondità, un'altra immersione per giungere a 235 metri. Il test decisivo, il 10 marzo, il mezzo è imbragato con spessi cavi agganciati a una grande gru su un comballo, una sorta di chiatta tipica del lago. Si toccano i 405 metri, quando risale, Vassena e Turati corrono ad aprire il portello e notano con entusiasmo che all'interno è asciutto. Il C3 è stagno e regge fino a quelle profondità. La giornata che fa la storia però è il 12 marzo 1948. Il C3 scende ancora, questa volta con le persone a bordo. E per Vassena e Turati è arrivato finalmente il momento di vivere sulla propria pelle quelle emozioni che hanno fatto provare a tutti durante i collaudi. Il C3 scende alla quota record di 412 metri, qualcosa che è inimmaginabile per l'epoca. Pensate che i sommergibili di quel periodo possono raggiungere una profondità massima di 100 metri. La notizia esce fuori dai confini di Lecco, quel tanto che basta. Qualche giorno più tardi Vassena fa il suo ritorno in città e lo fa da re di Lecco. Una folla acclamante lo porta infatti in spalla da trionfatore fino al municipio. Qualche settimana più tardi l'inventore lecchese riesce a incontrare un incuriosito Auguste Piccard, grande fisico svizzero, desideroso di complimentarsi con Vassena e carpire qualche segreto tecnico del C3. Così scrive la domenica del Corriere, storico inserto settimanale del quotidiano, il 21 marzo del 1948. Uno straordinario esperimento nel lago di Como, il più piccolo sommergibile del mondo, con a bordo il suo ideatore e costruttore Pietro Vassena e un aiutante, è sceso a oltre 400 metri di profondità, nelle acque del lago, superando di gran lunga i primati mondiali dei più potenti sommergibili, che raggiungono a stento i 170 metri. In quel periodo le finanze di Vassena, che non è mai stato un grande risparmiatore né è mai riuscito a monetizzare con le sue numerose invenzioni, non sono troppo floride, o almeno questo è quello che riportano le cronache del tempo. Decide così di portare la sommergibile in una sorta di tour itinerante attraverso l'Italia, prima a Palazzo Reale a Milano, poi in Liguria e infine nel Golfo di Napoli. L'inventore lecchese si ingegna, per esempio propone un biglietto d'ingresso per visitare il C3, ma l'8 ottobre un banale incidente causa l'affondamento. Sempre secondo le cronache del tempo, Vassena è disperato, cerca di buttarsi in acqua per far qualcosa e viene salvato all'ultimo momento. La marina recupera il battiscafo, ma il 20 novembre dello stesso anno la gru che lo sostiene cede di schianto, il cavo si spezza e il C3 si inabissa nel Golfo di Capri a una profondità di 600 metri. Ed è ancora lì, in un punto non meglio precisato, quelle acque, che ancora oggi giace in attesa di una missione di recupero dai costi davvero troppo elevati. Il mito di Vassena è stato celebrato nella sua Malgrate con una mostra nel 2018 dal titolo L'uomo che camminava sulle acque. Un personaggio controverso ai tempi, non apprezzato da tutti, spigoloso, di sicuro poco incline alla normalità, ma sicuramente un genio, un visionario, un uomo che ha davvero, letteralmente, camminato sulle acque e le ha attraversate e a cui tutti noi forse dovremmo ispirarci, perché la determinazione, la fiducia in noi stessi possono portare molto lontano, ad esempio nella leggenda